Ma buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video, sono io e questo è il mio canale. Inizia così una nuova giornata, che è la terza giornata qui a Milano. E domani andremo via. E stasera andremo ad una festa di Halloween, quindi sono super contenta. Innanzitutto sono le tipo 9 e mezzo, 9 e qualcosa. E io sto per scendere a fare colazione insieme alle ragazze che sono già giù, quindi mi devo sbrigare. E oggi il nostro piano come prima tappa è andare alla Fondazione Prada alle 10. Cioè loro hanno prenotato, dicono che è un posto carino, quindi andremo a vederla dalle 10 alle 11, è il nostro ingresso, quindi un po' quando arriveremo vedremo. E nulla, ieri mi sa che non vi ho più salutati nel vlog, quindi vi saluto adesso. Ma una cosa importante, come avrete notato nelle mie mani ci sono due anelli pazzeschi. Questi due anelli pazzeschi e anche questi orecchini, un altro paio di orecchini che al momento non indosso, mi sono stati omaggiati da Ana Luisa. Voi sapete che è un brand con cui ho collaborato anche in passato e mi sono trovata davvero benissimo nel tempo con i loro gioielli, perché io li uso letteralmente tutto il tempo, cioè io li uso 24 ore su 24. Ad esempio questo orecchino qui è di una collaborazione vecchia, diciamo, di una collaborazione passata, e non mi è mai diventato nero nonostante io mi ci faccia costantemente la doccia. Li uso sempre per fare la doccia, per andare anche al mare quest'estate. Quando sono andata alle terme li avevo su, non mi sono fatta problemi, se non sbaglio. Adesso vi faccio vedere cosa mi hanno inviato. Tutto vi arriva in questa scatolina riciclabile, infatti loro non usano plastica per i loro packaging. Qua c'è appunto la scritta Ana Luisa e all'interno c'erano queste bustine di stoffa super belle. Queste qui sono nuove perché prima le inviavano con un altro tipo di bustine. Queste qua hanno due bottoni, secondo me sono super carine. All'interno di queste più piccole erano contenuti gli anelli, che sono per l'appunto questo. Io vi lascio i link di questi anelli in descrizione, praticamente mi vedrete indossarlo sempre. E poi questo che amo alla follia, anche perché è una collana che richiama questi colori. È davvero stupendo. Poi ci sono questi orecchini qua che sono con le saette, quindi una qui e una qui, super belli, tutti glitterati, sono praticamente tutti riempiti di questi strass, se così si può dire, brillantini, non lo so. E poi infine abbiamo l'ultimo paio di orecchini, molto eleganti, infatti sicuramente troverò l'occasione per usarli. Sono praticamente questi orecchini con due pietre messe una sopra l'altra e brillano tantissimo. In occasione di questo periodo ci sono un sacco di sconti sul sito di Ana Luisa, quindi vi consiglio assolutamente di dare un'occhiata. Ho tutti i link in descrizione e mi vedrete usarli praticamente sempre, quindi preparatevi. Adesso andiamo a fare colazione, raga, perché sono stra in ritardo. Le ragazze penso mi vogliano uccidere e poi sono l'unica che perde tempo, quindi andiamo. Per me loro hanno già finito. Ho fatto colazione, però mi sono dimenticata di riprendere. Complimenti, Gaia, complimenti. Ho mangiato il cornetto di ieri, niente di strabiliante. E poi la torta nuova e il caffè e l'acqua. Esatto. Capito? Spaziale. Sentite le ragazze che gridano, fammi Guarda che vedere. bomba! Falla vedere. Allora, stiamo passando tutto il tempo, invece di visitare, tipo guardare effettivamente i quadri, le mostre, eccetera, a farci le fotografie, No, 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 perché siamo delle false. Perché c'è praticamente questa parete stupenda, dove ci siamo fatte 3.000 foto, adesso ve ne metto qualcuna. E quindi penso che dopo le posterò. Soltanto che nulla, semplicemente c'è la gente che si sta andando a guardare le opere d'arte, come giusto e sacrosanto che sia, e noi che ci facciamo le foto tipo da 20 minuti. Però sono uscite un sacco di foto fighe, anche Maria è fantastica per fare le foto, e modestamente anche io sono fantastica per fare le foto di Maria, anche perché Maria è bellissima. Comunque, fatto sta, è uscito qualcosa di carino, e anche il fatto che avevo questo gilet, che è una cosa colorful, mi piaceva un sacco, quindi top. Non so quando le pubblicherò, ma le pubblicherò. Castello sforzissimo. Non io che rischio camminando in giro con il mio bimbo perché sto cercando di editare un video. E ci sto anche riuscendo, quindi top. Castello sforzesco. Castello sforzesco. Sei più bella, sei non male.
Ho preso il Flower Burger e ci ho messo tantissimo a arrivare perché l'abbiamo preso con Uber Eats. Però Flower Burger ci ho messo tantissimo a farlo. Cioè quel mischino era là, il tipo che aspettava che quello che doveva portarmi l'ordine. Soltanto che ci ho messo tantissimo. Ora lo mangio. Fede, già ho assaggiato quello di Fede perché lei l'ha preso, perché è più intelligente direttamente nel negozio, cioè nello store. Soltanto che io ero convinta, non lo so, non avevo capito che voi venivate qui con i sacchetti. Quindi quando, anche quando ho ordinato, ho detto vabbè, ma lo ordino, che cosa gli dico, me lo portate, perché qua quanto perdevate, non lo so. E poi alla fine sono quella che ha aspettato più di tutti, però alla fine ci siamo. Ora vado a scroccare pure del ravioli a di legno. Vlogghiamo questa esperienza bellissima. Dovremmo raccontare la nostra esperienza in questo video. Un'esperienza Milano, mistica. Però abbiamo avuto un'esperienza con un napoletano. Ma dai, era simpatico. Allora, ma signore. Io sembra che sto andando a scuola, tipo. Sì, lei sta andando a scuola. E anch'io in realtà sono scuola. Comunque, non so perché stiamo seguendo Maria. In nessun modo. Ah, vabbè, con Irene, ok. Ma Maria c'è? Ma non c'è Maria? Ah, dietro di noi. È quella? Ah no, quella è Aurora. Boh, vabbè. Comunque, fatto sta. Ah. E siamo andate in bagno, lì dentro il castello sforzesco. Non dico dove, che volevo farla io. Vabbè, lei voleva farla in mezzo ai fili spinati. Ma perché mi denunciano, se okay, no. Ma l'ho fermata, tranquilli amici della postale. Allora cosa succede? Ritornando ci ferma un signore napoletano, tipo che faceva una specie di spettacolino. Tengo io. Sì, brava. Faceva tutta sta cosa con questo pappagallo, cioè tipo aveva un uccellino e praticamente e dei bigliettini. Se quando l'uccellino toccava due bigliettini, lui le ha dato uno a me e uno a lei, che poi li abbiamo avuti uguali. Che sono quelli che lui pizzicava, sì, che ci doveva dare l'uccellino, tra virgolette. Si chiama Gennaro l'uccellino. E lui è Antonio. Fantastico, se lo trovate qua è simpatico. E napoletano, proprio da iniziamo a parlare, fatto sta che inizia a dire, sveva, che tipo ho gli occhi troppo dolci e che sono troppo buone, che quindi la gente è fantastica questa persona. Invece a me ha detto che dovrei svegliarmi più perché se no mi faccio fottere dalle persone. E che poi esperienza mistica, ci ha dato i consigli sulla vita, i consigli sulla morte. Sostanzialmente in realtà mi ha insultata. Vabbè, lei l'ha insultata, però era un modo di darti consigli, capito? Diceva, io ti insulto, io ti guardo negli occhi, però perché tu sei come mia figlia. Quindi tipo cercava di educarla, perché Sveva si... Allora, Sveva gli ha dato i soldi, buona, perché poi tipo ci stava simpatico, quindi gli volevamo dare i soldi. Ci ha dato i soldi, però io a 5 centimetri da lui, quindi lei non conosceva questa persona. 5 poteva centimetri. Poteva rubarmi la borsa. Però le è caduta la borsa, le è caduta la borsa, se l'è fatta prendere da lui. Quando lui poteva prendere la borsa e scappare lontanissimo. Però quindi... io avevo il suo pappagallino, quindi mi sarei tenuto il pappagallino. Per me è comunque una vittoria. Che effettivamente lei si è fidata troppo di lui, nonostante non lo conoscesse, capito? Spoiler, io volevo soltanto prendere il pappagallino. Poi gli ho detto che gli avrei potuto fare del male al pappagallino e che lui si è fidato di me. Mi ha detto che io che ho capito che sono troppo dolce e non gli avrei fatto del male. Quindi reso conto e fregate Sveva, perché è molto facile. Mi raccomando, fate. Ragazzi, basta... se mi portate un qualsiasi tipo di animale, pure una biscia, io mi cado ai piedi. Allora, siamo in fila per le terrazze del Duomo. La Ilenia con la poca voce che le è rimasta. Siamo in fila per le terrazze del Duomo e stiamo per entrare, quindi ora io porto. Si vede City Life. Di quella. Ma quale film? Ma tu che fai? Ieri. Quale film? Di cosa? Di... No, dimmi. Non mi viene il nome. Di... Che cosa fa? Ah, capito? No, non era questa. Vabbè, dico, non sarà questa, passava sì, una sì, di quelle sì. E si vedeva poi, e quelli che parlavano erano. Per salire quelle scale ho faticato più di quanto io non abbia mai faticato in vita mia. Comunque siamo le uniche con la mascherina, perché poi le foto non le possiamo fare. Poi le foto vengono perfette messe lì, appoggiata con dietro la cosa. Là non avevi uno sfondo. Vero. Senza di me, persa. Però piove in tutto ciò. Io tra poco devo vedere mio cugino, però ci vedrò un po'. Bella. Mamma mia, la fila, top. Ma è enorme. Okay. Dentro questa vascona il caffè va da crudo pian piano fino a tostato. Ci mette tra i 10 e i 12 minuti a fare. Con le catene che vanno verso destra, fatte a forma di ferro di cavallo, lo spediamo il caffè alla macchina in fondo per metterlo in busta. Okay. È tutto imbustato in grani, okay, e facciamo due formati, 250 grammi e chilo. 150 grammi li trovate lì dietro, sono quelli, okay, neri, vediamo anche qua, e produciamo tutta la produzione di quelle buste là per tutta Europa, Medio Oriente e Africa. Tutto qua viene. Ah. Le buste sono da chilo che vanno nei negozi di Starbucks normali. Se andate a Starbucks Milano e poi fanno un espresso, ve lo fanno con quello. Okay. È questo qua, che noi facciamo le buste da chilo e loro gli arriva, lo svuotano nelle macchine e lo fanno. Okay. Quello invece che vedete al banco o in mezzo, scuso, al letto, stesso procedimento, ma invece di andare in busta,
dopo che è andata la macchina lo mettiamo da parte a riposo, mm-hmm. dopo 7 giorni con i tubi in rame lo spariamo nel silo del bar e poi ragazzi mm-hmm. lo prendono, lo macinano e lo fanno in calza. Oh, oh, spettacolare! Va bene. Ah guarda, là ci sono i silos che dicevo. Wow! Siamo a quanto pare nello Starbucks più grande d'Europa, qua ci sono le signore. E il signore ci ha spiegato tutto il processo del caffè che appunto mangiano qua eccetera. Siamo insieme a mio cugino che è qui a Milano insieme alla sua fidanzata, quindi adesso stiamo andati a prendere le cose e ho preso una cioccolata calda. Sono andata a casa. Ho le prove della tua cafonaggine. Ma ciao. Finalmente! Finalmente ragazzi, tantissimo che ci conosciamo, non ci eravamo mai visto a Milano, io sono stata a Bologna, lei è stata in Sicilia, lei è stata a Palermo, ci vediamo a Milano. Milano. Incredibile. Oddio, ho incontrato la pupa, ho incontrato Eleonora, finalmente, cioè, programmavamo di vederci un sacco di tempo, dovevamo vederci a Bologna, poi dovevamo vederci a Palermo, alla fine ci siamo beccate a Milano per caso, perché lei è venuta qua col ragazzo, io sono qua con loro, e quindi ci siamo viste, finalmente. E nulla, troppo carina, solo che purtroppo in questo opera sto un po' malino perché è un po' raffreddata eccetera e quindi niente, però spero si riprenda. Fine, ciao Eleonora, ti amo, un giorno ci rivedremo. Ciao amici. Noi entrambi che decidiamo cosa mangiare stasera perché poi andiamo a una fiesta dove dobbiamo stare attenti perché già mio cugino mi ha fatto 1500 raccomandazioni. Sì sì, il tipo dell'hotel era simpaticissimo e mi ha detto no, stai attenta, stai, disinfettati le mani, stai attenta, vedi che si mangiano il cibo. Comunque era super simpatico, invece il tipo di delivery di Filenia! Il tipo di Giassitto un po' meno, però abbiamo ricevuto il nostro ordine. Secondo me... Ok. E adesso iniziamo a mangiare il Mac e poi ci prepariamo per andare alla festa. Allora, ci siamo sistemati, non ho ripreso nulla, però ve lo faccio vedere. Stiamo andando al Together, che è un locale, cioè non è un locale, è un'organizzazione gay che fa, cioè organizzazione gay, nel senso organizzano serate in vari posti. E questa volta hanno organizzato in un posto che onestamente, di cui onestamente non ricordo il nome. Fatto sta, questo qui è il make up. Ho queste stelline messe qua, l'eyeliner colorato, l'eyeliner nero, questo top, questa gonnellina, due paia di collant, uno nero e uno trasparente, e questa giacca che metto perché sui mezzi io senza giacca non ci vado assolutamente e mi sa che la terrò anche là perché fa freddino e poi chi se ne frega, una serata Halloween, chi se ne frega, ho poco di Halloween però sì. Federica mi ha fatto queste tipo trecce molto carine. Dopo ben 2 ore di fila. Siamo tornate a casa, non ho registrato molto nella serata perché alla fine siamo state poco, perché non siamo tipe da queste serate, quindi siamo state un po', ci siamo divertite, abbiamo scherzato un po', però poi alla fine siamo andate via presto e nulla. E domani in teoria si parte, quindi sto sistemando un po' le cose per domani, tipo ho iniziato un po' a fare la valigia, anche se in realtà ho quasi tutto, non proprio in ordine, però comunque so dove sono le mie varie cose, in teoria non penso di star scordando nulla, le mie cose non sono troppo sparse per le camere, quindi non dovrei metterci troppo, però domani mattina vorrei alzarmi presto per ritornare in Duomo a prendere una cosa a mia mamma e una cosa a mia sorella che già ho visto, diciamo, cioè quella mia sorella ho già scelta, quella mia madre sono indecisa tra due cose, quindi vorrei tornare in Duomo. Adesso vado a dormire, io vi ricordo che per quanto riguarda i gioielli, sia per gli orecchini sia per gli anelli, trovate tutti i link in descrizione e me li ha inviati Anna Luisa, un brand che io amo tantissimo per quanto riguarda questi gioielli strafighi. E nulla, se il video vi è piaciuto, ci vediamo al prossimo video, sono stanca morte, adesso mi strucco e mi mangio il panino del Mac che è rimasto.